Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi voglio farvi il video sulle mie cover aggiornate, perché come sapete ho appena acquistato l'iPhone 7. Vi ho già fatto il video su cosa c'è nel mio iPhone, quindi già sapete tutto, ma non vi ho fatto vedere appunto ancora le mie cover. E siccome io sono una patita di cover, sono letteralmente fissata, le abbino all'outfit, le abbino al mio umore, le abbino a tutto praticamente, quindi non potevo assolutamente vivere con una sola cover. E quindi non appena ho acquistato l'iPhone ho ordinato tipo un sacco di cover. Alcuni mi devono ancora arrivare, mannaggia, ma magari vi farò il video aggiornato più in là quando ne avrò tante di più, perché sì, penso di comprarne tante di più. La prima è questa, e c'è una ragazza con i capelli biondi proprio come me, mi piace pensare di essere io, con questo vestito ampissimo. Voi lo sapete, mi sposo il 26 di agosto e devo dirvi, piccola anticipazione, che il mio vestito non è molto diverso da questo, ci assomiglia un po', e quindi mi piace il fatto che abbia la schiena nuda e poi questo vestito ampio che le si apre sul re. Questa è molto elegante, molto carina, molto appropriata secondo me per il mio matrimonio. Sto già pensando che cover mettere il giorno del mio matrimonio, rendiamoci conto come sono messa. Ma mi è piaciuta subito e l'ho presa, dove l'ho presa? Credo su eBay di averla presa. E a proposito del video What's in my iPhone, perché vi ho fatto già vedere tutte le mie app, tutto il contenuto del mio iPhone, ma c'è un'app di cui non vi ho parlato nello specifico in quel video, ma ho ricevuto di nuovo un sacco di richieste. Ve ne avevo parlato tempo fa, ma ho ricevuto tantissime richieste, e si chiama Clue. Io vi avevo solo brevemente detto che appunto è un'app per tracciare il ciclo mestruale eccetera, e poi mi avete chiesto un sacco di informazioni su quest'app anche in privato. E questa si chiama appunto Clue, Clue, calcola il tuo ciclo, ti calcola la durata di ogni ciclo, ti calcola appunto, qui c'è il periodo di fertilità che può sia aiutare a rimanere incinta che aiutare a non rimanere incinta, è comunque utile saperlo. Questo è appunto oggi, questo è il ciclo mestruale, ti chiede anche un sacco di informazioni, perché più informazioni ci metti più sarà accurato. È anche molto consigliata dai medici, proprio perché ti aiuta a tener conto di un sacco di cose che poi aiutano non solo magari a rimanere incinta o a vedere il periodo di fertilità, non rimanere incinta, ma ti aiuta anche con la pillola. Ora ci sono anche, c'è la possibilità, questa è una cosa molto utile, c'è la possibilità di settare le notifiche, quindi ti arriva la notifica quando magari devi prendere la pillola, se la prendi ti arriva la notifica tipo guarda che in questi giorni potresti avere il ciclo. E poi c'è anche la possibilità di condividere le informazioni con qualcuno, o con, non lo so, il vostro fidanzato o con la vostra migliore amica, per tenere sotto controllo anche questo. Non bisogna per forza creare un account, ma se lo fate, io l'ho fatto, ti puoi salvare tutte le tue informazioni in modo che poi non vadano perse, ed è completamente gratis. Quindi questa era la prima cover ed è quella che sto indossando sul cellulare appunto. Adesso vi faccio vedere le altre. Allora, c'è questa. Io ultimamente, oltre che con le fatine, io ho una fissa vera e propria per le fatine. Voi lo sapete, io ero una fatina in una vita precedente, e adesso mi è venuta un po' anche la fissa per gli unicorni, ed ho preso questa cover che in realtà sembra, cioè è rigida sul retro, ma ai lati è morbida. Anche questa è in silicone e plastica, e c'è questo bellissimo unicorno che sorride, che zampetta e saltella su questo arcobaleno, e c'è anche una nuvoletta che sorride. Queste sono le cose che mi mettono allegria. È tutta glitterata, tipo dei glitterini argentati, questa cover molto molto bella. E poi mi piace anche che sia bianca ai lati, perché detesto quelle che sono carine ma poi sono tipo nera ai lati, non mi piace. Altra cover che ho trovato in un negozietto qui a Trieste, questa invece l'ho presa, credo anche questa su eBay se non sbaglio, la maggior parte l'ho presa su eBay o su Etsy, credo anche questa su eBay. E poi c'è questa I'm a Barbie Girl. Questa è a metà tra rigida e morbida, è tipo in silicone ma non troppo morbido. Mi piaceva perché è tutta tutta rosa assolutamente, e c'è scritto appunto I'm a Barbie Girl, e io ho sempre amato le Barbie e mi sento una Barbie ancora adesso. Poi ho preso questa, che non so se riuscirete a vedere in questo momento, perché praticamente c'è tutto questo liquido. Allora, io avevo visto su Instagram le cover con questi brillantini, stellini glitterate che si muovevano, e cioè dovevo troppo averle. E quindi ho preso questa. Questa anche l'ho trovata in un negozietto qui a Trieste, tipo in un mercatino, e ha appunto tutte queste stelline, questi glitterini rosa che
volano ovunque, ma all'interno, ve la faccio vedere dall'interno, altrimenti ecco devo aspettare che si depositino. In realtà dietro c'è la Torre Eiffel, una bicicletta, una mongolfiera, anche qui c'è la Torre Eiffel. Voi lo sapete che amo Parigi e quindi quando ho visto questa cover doveva essere troppo mia. Sto cercando di farvi vedere in qualche maniera la Torre Eiffel, ma è dura, vediamo se così ce la facciamo. Eccola! Eccola qua, finalmente siete riusciti a vederla. Molto bella questa, mi è piaciuta subito. Poi c'è questa che è tutta glitterata, ce l'ho sia dorata che rosa. Questa rosa è stata la prima cover che ho acquistato quando ho comprato il cellulare, tipo da Media World. Ho preso subito questa rosa e poi sono tornata e ho preso anche questa dorata perché mi piaceva troppo. Cioè, questa rosa naturalmente è Nicole, cioè rosa come glitter è troppo Nicole, però poi ho visto che avevano anche quella dorata e quindi non potevo assolutamente farmela scappare. Sono praticamente uguali, solo che questa l'ho presa da Media World, questa l'ho presa tipo in un negozietto a Trieste e l'ho pagata anche più rispetto a Media World. Andate da Media World a comprarla se vi piace, ma è molto carina e protegge anche bene il cellulare. Poi ho ordinato questa cover che mi piaceva tantissimo, è bellissima perché ha tutte le rifinite rosa cromate e dietro ha questo cuoricino, è molto elegante ma ha comunque qualche dettaglio questo cuoricino con questi Swarovski. Ne avevo una molto simile per l'iPhone 6 se vi ricordate, però quella era rigida mentre questa è in silicone morbidissima. L'unico problema qual è che praticamente l'ho ordinato su eBay e al posto di mandarmi quella per l'iPhone 7 mi hanno mandato quella per l'iPhone Plus, quindi adesso devo in qualche modo cambiarla e prendere quella per iPhone 7 perché mi piace troppo, quindi voglio troppo averla. Poi c'è questa e sì, questa è la stessa che avevo per l'iPhone 6. Che cosa ho fatto? Semplicemente, siccome le cover per l'iPhone 6 vanno benissimo anche sul 7, cioè garantito, provare a far credere, l'unica cosa che ho fatto e l'unica cosa che disturba quando andate ad usare le cover dell'iPhone 6 sull'iPhone 7 è la videocamera, perché viene coperta leggermente dalla cover, quindi ho salvato soltanto un paio di cover, queste gommose in silicone che si possono ritagliare, quindi ho ritagliato un pezzettino in modo che ci stia la videocamera dell'iPhone 7, ma è fantastica. Questa cover non potevo assolutamente non tenerla, anche per l'iPhone 7, cioè è troppo figa, è un bicchiere di Starbucks rosa con la cannuccia, fantastica. Stessa cosa, cioè vi giuro, naturalmente ho dovuto farla su questa cover. Questa è la cover più figa dell'universo, c'è lo scettro lunare e ci sono anche Luna, la gattina di Sailor Moon. Ma è bellissima questa cover, non potevo vivere senza questa cover, non l'ho trovata per l'iPhone 7 e quindi ho fatto la stessa identica cosa che ho fatto su questa di Starbucks, cioè entrambe le ho prese su eBay e quindi ho fatto la stessa identica cosa, ho ritagliato con le forbici un pezzettino per fare posto alla videocamera e voglio troppo tenerla perché questa la amo, a parte che ti protegge benissimo il cellulare perché è tipo grossissima e c'è questa luna che fuoriesce, quindi qualsiasi urto, che poi a me cade sempre, non so voi, ma a me cade sempre il cellulare, quindi non potevo assolutamente abbandonare questa cover, è bellissima. Potere del cristallo di luna, vieni a me. Poi questa l'ho presa credo su Etsy ed è una delle cover più fighe del mondo perché ci sono un paio di Louboutin, c'è la scatola disegnata e ci sono le décolleté nere classiche Louboutin con la suola rossa. Voi lo sapete che io ne ho un paio, due paia di Louboutin, le amo, un paio sono strettamente invernali, un altro sono invece più primaverili e estivi, quindi adesso comincerò ad indossarle e quando ho visto questa cover che poi è rosa non ho saputo resistere. È rigida, normalissima, semplicissima, però voglio dire, c'è un paio di Louboutin, insomma, quindi questo dice tutto. Poi ho preso quest'altra cover che è molto semplice, ma siccome il mio iPhone è rosa, rose gold, siccome il mio iPhone è rosa, mi piace avere anche qualche cover un po' più trasparente che faccia vedere che è rosa, che mi piace il colore del mio iPhone, non voglio sempre coprirlo, e quindi ho preso questa che è leggermente rosata, non è completamente trasparente, è leggermente rosata, ma è molto carina perché tutto attorno al bordo ha questi Swarovski, questi glitterini bianchi incastonati. Mi è piaciuta subito perché appunto è semplice, ma non è la classica cover trasparente
X. E anche questa credo di averla presa, sì, sicuramente anche questa l'ho presa su eBay. Poi c'è questa che ho trovato in un negozietto qua in centro, mi è piaciuta subito perché, ok, è semplice, è bianca, non ha niente di che, è trasparente, ma ha queste due orecchiette da topolino o da mini rosa con un sacco di glitterini che me ne sono innamorata, è troppo troppo carina. Non sarà molto semplice da utilizzare perché appunto è un po' ingombrante con queste due orecchie, però è troppo bella, cioè è tipo Minnie Mouse, iPhone Minnie Mouse, quindi si vede che mi piacciono, sono tutte rosa praticamente, oddio. Poi ho preso questa, altro con gli unicorni, perché se vi ricordate per l'iPhone 6 avevo una cover uguale, identica, con questo unicorno, però era molto grande, c'era solo l'unicorno, e quando ho visto questa mi sono detta troppo, no, finalmente l'ho ritrovata, perché volevo troppo averla uguale, non sono riuscita a trovarla uguale, ma l'ho trovata appunto così. Ce n'erano di simili anche su eBay, ma questa credo di averla presa in un negozietto qua in centro a Trieste, ed ha appunto un sacco di unicorni, un arcobaleno, e poi c'è questo unicorno più grande in silicone, molto molto carina, ai lati è semplicissima, è tutta trasparente, ma agli unicorni. Poi altra cover che è simile all'altra, anche questa ha tutti i glitterini rosa con le stelline che svolazzano in giro, ma questa ha anche dei mini dettagli disegnati, e sotto, adesso la vedrete, c'è la Torre Eiffel anche qui. Qui però è illuminata e dorata, molto molto bella questa cover, mi sono innamorata di queste cover che si muovono così. E ne ho presa un'altra, c'è una ragazza bionda con i capelli lunghi proprio come me, abbracciata ad una bottiglia di Chanel numero 5, ma sto aspettando secoli che mi arrivi da Etsy, e sono le prime volte che ordino da Etsy, e cioè vi giuro, cioè ho ordinato una cosa, un paio di cover dall'Europa, e ci stanno mettendo tipo 2-3 settimane ad arrivare. E questa invece l'ho presa su eBay, no, l'ho presa anche questa in un negozietto della mia città, ma l'ho vista anche su eBay ed è molto molto carina secondo me. Poi altra cover che ho preso è simile all'altra con le Louboutin, anche questa l'ho presa su eBay, ed è e c'è scritto so chic e c'è disegnato una Chanelina, ed è proprio una Chanelina con un altro paio di Louboutin, un rossetto tutto rosso con gli Swarovski, un paio di occhiali, una bottiglietta di profumo. Questa cover è troppo troppo Nicole, non potevo assolutamente lasciarla lì. Questa è rigida e è troppo carina, quindi non le ho ancora indossate tutte, ma non vedo l'ora perché, cioè, figuratevi, c'è una Chanel. Quindi, e poi ce n'è ancora una, l'ultima per oggi, che è questa This is not a love me toy, ed è ispirata a Moschino, non è di Moschino, anche questa l'ho presa in un negozietto del centro, ma non l'ho pagata neanche poco, devo dire, forse sarebbe stato meglio prendere quella a Moschino direttamente. E c'è questo orsetto con un sacco di glitterini, i glitterini sono soltanto all'interno dell'orsetto, è molto carina questa, semplice, trasparente, ma questo rossetto mi piace troppo, mi piace che abbia i glitterini, sono fissata adesso sopra. Bene, quindi questo è tutto, un'altra cover che ho qui, ma questa è per l'iPhone 6 ed è la cover Moschino con lo specchio, questa è forse la cover più scomoda di tutti i tempi, ma è anche la cover più bella di tutti i tempi, e qui devo ancora andare a ritagliare lo spazio per la fotocamera, ma lo farò perché non voglio assolutamente togliermi e lasciare questa cover, non voglio separarmi da lei. Quindi questo è proprio tutto per oggi, queste sono le mie cover, fatemi sapere se vi è piaciuto questo video, ma soprattutto se avete delle cover da consigliarmi, voi i miei gusti ormai li conoscete benissimo, quindi se c'è una cover che grida molto Nicole e voi l'avete vista, vi prego fatemi sapere il link, cioè mandatemi una foto in qualche modo, fatemela trovare perché voglio troppo prenderne delle altre. Fatemi sapere che anche se anche voi da Etsy aspettate le consegne tipo per mesi o sono solo io l'unica sfigata. E quindi questo è tutto, ma io vi mando un bacio enorme, ricordatevi che vi voglio un mondo di bene, mi emoziono, vi voglio un mondo di bene, scrivetemi sempre nei commenti perché li leggo tutti e cerco anche di rispondere a tutti, quindi sappiate che quando vi dico che vi voglio bene è vero, non lo dico tanto per dire. E niente, un bacio gigante e alla prossima, ciao!